l'estate, sole, relax all'aria aperta e... zanzare. La più fastidiosa è lei, la zanzara tigre. Più aggressiva rispetto a quella indigena e portatrice potenzialmente di pericolose malattie tropicali, come dengue e zika. Per questo, oltre agli ormai collaudati metodi di prevenzione volti a eliminare uova e larve dalle acque stagnanti, si stanno sperimentando nuovi metodi di contenimento, come la tecnica del maschio sterile. È una tecnica che prevede la sterilizzazione del maschio che viene immesso nell'ambiente. Il maschio non punge, però va a accoppiarsi comunque con la femmina presente nell'ambiente e a questo punto le femmine producono delle uova che però non sono fertili, quindi non sviluppano zanzare. È un po' come l'uovo della gallina non fecondato, per intenderci. Un primo esperimento a livello svizzero è in fase di lancio a Morcote, dove 20.000 zanzare maschio sterili stanno per essere liberate dai collaboratori dell'Istituto di Microbiologia della SUPSI. Dopo pochi istanti, alcune femmine selvatiche si avvicinano, segno che il maschio sterile gode dopo tutto di una competitività sessuale grazie alla sua superiorità numerica. In caso di accoppiamento, la zanzara femmina produrrà a vita uova non fecondate, portando così a un crollo della popolazione. Una soluzione tanto semplice quanto rivoluzionaria, già testata su altri insetti, senza controindicazioni. È una tecnica che viene usata in agricoltura da 60 anni, è una tecnica pulita perché impedisce di mettere nell'ambiente delle sostanze chimiche o comunque dei biocidi in generale, e non ci sono mai stati effetti negativi con questa tecnica. Ma da dove provengono queste zanzare sterili e perché sono colorate di rosa? Per scoprirlo, dobbiamo spostarci nelle campagne emiliane, in Italia, in uno dei due centri europei dedicati all'allevamento di zanzare tigre. Ci troviamo a Crevalcore, in provincia di Bologna. Questo è un modulo per la produzione di maschi sterili di zanzara tigre ed esalvopictus. È stato costruito recentemente. In questo momento siamo in una fase produttiva estiva, quindi siamo in piena produzione. Produciamo circa 500.000 di maschi sterili alla settimana. Da qui le zanzare maschio vengono distribuite in tutta Europa e impiegate in progetti sperimentali mirati. La procedura, collaudata da una ventina d'anni, inizia dalla produzione delle uova. Questo significa che abbiamo delle gabbie in cui succede quindi l'accoppiamento tra maschi e femmine fertili e diamo regolarmente il pasto di sangue, perché è la femmina che attraverso il pasto di sangue riesce a produrre delle uova. Uova che vengono poi recuperate e lasciate maturare fino al passaggio a larva e successivamente a pupa. Un processo che avviene in acqua nel giro di una settimana. È in questo stadio che ha luogo il sessaggio, ovvero la separazione fra maschio e femmina. Le pupe maschio si separano attraverso un'analisi sostanzialmente dimensionale, perché i maschi sono tendenzialmente più piccoli delle femmine allo stadio pupale, quindi abbiamo una macchina che separa per dimensione e in questo modo riusciamo ad ottenere dei maschi praticamente puri con una piccola percentuale ammissibile di femmine residue che vengono separati ed irraggiati in acqua attraverso un irraggiatore a raggi X che ci permette di irraggiare le pupe nell'esatto momento di maturazione idoneo per essere sterilizzate senza danni somatici. È importante riuscire a rendere i maschi sterili ma funzionali e in grado di disperdersi sul territorio e di accoppiarsi con le femmine vergini. La tecnica del maschio sterile ha già dato prova di efficacia proporzionalmente al numero di maschi rilasciati. Noi ad esempio adesso in questo momento abbiamo il progetto di Bologna, che è il più importante che stiamo portando avanti su un'area di 100 ettari dell'area urbana della città, e stiamo lanciando circa 3.000 maschi per ettaro per settimana in due lanci, in due sessioni, e stiamo ottenendo un abbattimento di circa il 70% della popolazione, che è già sufficiente per, diciamo, rimanere sotto una soglia di tolleranza senza usare sostanze tossiche. Nel caso di esperimenti preliminari, le zanzare vengono colorate con degli speciali pigmenti. Un'operazione che permette di identificare in un secondo momento la capacità di sopravvivenza e gli spostamenti nel raggio di 200 metri dal punto di rilascio.
è quanto accaduto a Morcote, dove i collaboratori della SUPSI sono tornati sul campo e sono andati, per così dire, a caccia di zanzare. Un primo test orientativo di un progetto che sarebbe dovuto partire già nel 2021, grazie a un finanziamento dell'OMS, venuto a cadere a causa della pandemia. Se tutto andrà per il verso giusto, l'esperimento potrebbe entrare nel vivo in Ticino a partire dal 2023, in parallelo con altri gruppi di ricerca internazionali. Confrontando i dati si potrebbe verificare l'efficacia o meno di questa tecnica e nel caso lo fosse efficace, porterebbe poi negli anni a un aumento della produzione a livello industriale di questi maschi e quindi abbasserebbe i costi e questo sarebbe un prodotto che potrebbe essere utilizzato in concomitanza con gli altri prodotti che abbiamo già a livello mondiale. Un sollievo non solo per le nostre noie estive, ma soprattutto per quelle zone del mondo dove la zanzara tigre rappresenta un rischio sanitario da non sottovalutare.